A noi ci piace, te mangia bene, e non ci piace, te l'amo. La La... Ma con la parola ci piace. L'avocado. Frutta che? Frutta che? L'avocado. Che? Respira che? Respira che? Questa roba, inquadra sta roba. No, vabbè, questa non inquadra. Sta montagna di... Sta montagna dei fagiolini, che è? Non so, questi... Frutto alcalino? Questa tocca riciclarli, sennò qui... No, sto video qua che devi fare, l'hai caricato? Ma perché vuoi mettere una canzone? Ha detto una parola, la stagione dei fruttariani. Chi è che c'ha le fotografie? Paolo. Michele, tu c'hai le fotografie, Michele? Sono 5 stagioni, io sono 4. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. Caricamo, le portiamo, sono lì, c'è la pennina. Se poi dico pure quella che ha fatto lui. Zoomiamo? Come dormono i fruttariani? Le fruttane! Ciao Claudia! Ciao Claudia! Non vuol dire! Saresti un pesciolino che dall'acqua se ne va. Uccellino d'abbia che di voglia morirà. Bla bla bla. Va bene. Belle. Le tue aprette ti fanno miau, miau. Neve bianca, senza notte di nuvola. Heidi, Heidi. Mamma mia, che cos'è? Mangiarla anche così, cos'è? Mamma mia. La paglia di carube fatta in casa, mamma mia. Prende le banane, dai, dai, mamma mia. Famo la banana split, mamma mia. Che cos'è quella cosa lì? È buona? La paglia di carube fatta in casa, questa, Dario, questa è una canzone così. Scusa, mi sembravi un cane. Sembravi Sgorbio. Che la scella. Mamma mia. Che ride? Frutta che? Farina di carrube. I semi li mette da parte, ma a parte i semi li fa male, ma sono talmente duri che si spaccano le lame del frullatore. Uno fai. Sai quando dicono la favola che bisogna aspettare il frutto che cade? La carruba va benissimo, quando cade è perfetta. Riesce a prendere l'anima della situazione, ma quale anima? Quale anima? L'anima degli mortali, no. Il grande fotografo che ci ha onorato della sua presenza. Ah, già vedi vegan? No. La, vedi. La F di Fruit, no, la S di Stark. Stark. Mi raccomando, è minimo... La mela è Stark. La mela è Stark. Minimo 3 al giorno, per poterne osservare gli effetti. Ok. Poi anche un avocado 2 al giorno. Ok, seguirò il tuo. È meglio. Sì. Così. Pranzo. Sì, si tengono un po' di... Si tiene il peso, si tiene, no? Perché sia Stark? La mela con le 5 punte massoniche. Per combattere gli illuminati, la mela Stark. Salutiamo il tuo amico della fantascienza, come si chiama?
quello di Milano? Fabio Ghioni. Fabio Ghioni, mi raccomando, la mia Stark, eh? Anche dei libri di fantascienza va messa. Va bene. Però come diremo? Spegnate, regalo. Che sputtana. Che sputtana. Ma quello che mette tutto su. Che è successo? C'è la password, devi lo cancello. Ci sono dei bambini qua, eh. Che è successo? Due innamorati fruttariani. Che belli! Chi sono? No, Raimondo e Sandra? Questa mi sa che l'ho fatta io. Antonio, l'atteggiamento che è Kiko. Ma chi è che ha messo roba? No, c'era quello che ha fatto lui. Hai visto Raimondo Dionello e Sandra Mondaini? Ah, guarda che, come si chiama? Christopher ha messo male di foto nostra. Ma Christopher io non ce l'ho tra gli amici, cioè non riesco a trovarlo. Aggiungiamo quindi tutti Christopher, com'è? Che belli qua! Ancora, quante ce ne sono? Che carini! Ma dai! Questi sono i raduni. Ma sta è il gay pride questo. Finito dai. Aspetta, metti bagnato l'una, volevo vedere. Come sta qua? Ah, questa. Ah, sto io sto parlando. Ma sei bravo a fare questo. Vai, guarda, metti all'inizio proprio. Questo fare come scherzo, questo io penso che lo chiamo Cristo Sofino. Rivedendo queste foto mi ricordo che bella giornata abbiamo passato. Bene, c'è pure chi ha pianto, lo sai? Sì. Tu. Della gioia. Ah, vabbè. No, ancora non ha pianto, però. Salutiamo Andrea Conti, ciao Andrea! Non, però non ci puoi fare sempre pacco, una volta vieni, Giovanna che si è fatta male al piede. Giovanna, la cosa ti portiamo in braccio. Quella coppia di babuini di Saronno, no. Di Barrese, Ariel, l'altro, come si chiama? Ciao! Vi aspettiamo tutti! Dovevano venire, Ariel e come si chiama il marito? Ah, tu non rispondi al cellulare! Con l'altro? Con l'ingegnere!